Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. In questo video vi faccio vedere come sostituisco una chiusalampo di un jeans o di un qualsiasi pantalone simil jeans. Vi lascio direttamente al tutorial. Allora, vediamo se riesco a voiceover. Qui ho smontato tutta la chiusura lampo per poterla poi reinserire quella nuova. Un lavoro un po' rognoso, ma va fatto e mi raccomando, come vi dico sempre nei lavori sartoriali, è meglio sempre imbastire, soprattutto quando si deve sostituire una lampo come questa, ma in generale vanno su tutto. Qui ho montato una parte, sì, lo so, dovete smontare anche quella parte dove è nascosta la lampo, ma bene, il lavoro viene meglio. Qui ho chiuso il bottone in modo da poter far combaciare le due cose e non fare il dislivello per poi dopo smontarlo. Qui sto montando un po' la provvisoria. Le spille per poi dopo sistemarle meglio insieme alla parte sottostante. Come detto prima, andiamo a imbastire tutti i pezzi da imbastire e dopo andiamo alla macchina. Andiamo anche a fare l'imbastitura sull'altro pezzo, dove vi farò vedere a pezzo finale come si cucirà quel pezzo, come stava cucito prima di averlo smontato. Adesso io qua richiudo per far vedere se non c'è nessun dislivello, in modo da non dover dopo smontare e rimontare tutto quanto da capo. Ti sto facendo vedere che comunque non c'è il dislivello. Allora, adesso andiamo a cucire la parte quella, diciamo, più esterna, quella che si vede. Qui ho messo il piedino proprio per le chiusura lampo, che non so come è chiamato, si usa anche per fare dei bordi decorativi, diciamo. Comunque, se chiedete il piedino per le chiusura lampo vi capiscono perfettamente. Ovviamente dovete anche dire la marca della macchina da cucire. Qui lo sto chiudendo perché mi agevola di più, lo faccio in qualsiasi cosa che metto una chiusura lampo. Mi raccomando, ogni volta che aprite un lavoro e lo chiudete, da fare un punto indietro in modo che non si scucia nel tempo e soprattutto non si scuce mentre state lavorando. Qui andiamo a cucire la cintura. Allora, se volete può rimanere nera il filo, ma se volete che ci sia una continuazione e che non si vede il distacco dove finisce il filo colorato e la parte finale, potete anche cucire col filo abbinato al colore delle cuciture esterne, tipo quel giallino. Io ho sotto i pantaloni miei, quindi non me ne frega più di tanto, va bene anche così, con questo sotto una maglietta non si vede. Qui vado a cucire l'altra parte. Ragazzi, scusate se si vede buio, ma purtroppo mettendo altre luci mi ha fatto questo casino. Riapro la chiusura lampo per fare il lavoro meglio da quest'altra parte. Adesso andiamo a sistemare il pezzo della cintura, lo inseriamo bene e se possibile lo fermiamo con una spilla in modo che stia fermo. Andiamo a cucire.
Adesso andiamo a cucire la parte esterna in modo da avere le cuciture come prima. Come dicevo prima, se volete fare una cosa fatta bene, comunque fate la cucitura col filo che vedete del colore che vedete sulla cintura, perché non è un lavoro più rifinito, se è un lavoro vostro, ormai fate come vi pare. Io è un lavoro per me, quindi ho deciso di farlo così, ma comunque se lo devo fare per una cliente lo faccio nel migliore dei modi. Comunque state attenti alla parte che stondate, perché potrete trovare la chiusura lampo e potrebbe rompervi l'ago, quindi fate attenzione, andate piano 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 come sto facendo io, perché più di una volta ho rotto l'ago. Comunque se volete potete fare una cucitura unica, invece di farne due. Io vi consiglio di farla tutte e due stando attenta a quel punto dove sta la chiusura lampo. Comunque fate le cose con calma che vengono meglio. Poi non ve l'ho fatto vedere, ma ho messo un pezzo della stoffa, quella dove sta la chiusura lampo, il pezzo che si vede sotto, in modo da bloccarla, che non va per cavoli suoi, per non fare col zigo zago stretto stretto. Sto rivedendo se è messa bene. Hai visto come ho sostituito una chiusa lampo e come l'ho cucita? Spero che vi sia stato utile come video. Fatemi sapere se lo sapete fare o se ci provate a farlo. E mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi video che carico. Di solito carico i video la domenica e il giovedì intorno alle 10, cerco sempre intorno alle 10, se no verso mezzogiorno, e di iscrivervi anche agli altri canali che vi linko qui sotto nel box informazioni, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!